Procedono secondo cronoprogramma i lavori iniziati il 16 gennaio scorso al complesso di Via Matteotti, che tra breve ospiterà il nuovo asilo nido comunale del territorio lucchese. Gli interventi termineranno a fine ottobre e dal 7 gennaio la struttura entrerà in piena efficienza e sarà in grado di accogliere 52 posti disponibili per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Il costo complessivo dell'opera è calcolato intorno ai 2 milioni di euro. 400.000 euro provenienti da finanziamento regionale, 200.000 risorse proprio del Comune di Lucca. Il resto, circa 1.500.000 euro, da parte della cooperativa che si è aggiudicata la gara Infanzia Servizi. All'interno dell'edificio sono presenti la sezione lattanti, semi di vezzi e di vezzi e sarà presente anche un centro gioco educativo che permetterà di ospitare i bambini anche nelle ore serali. L'efficienza della nuova struttura, inquadrata in classe energetica A anche grazie alla presenza di pannelli solari sul tetto e lampade a basso consumo, si calcola anche sulla questione sicurezza, 7 volte di più di quanto richiesto dalle normative. Ogni ambiente dedicato alla collettività infatti ha la propria uscita di emergenza dedicata. Le pareti, realizzate secondo la tecnica del cartongesso a doppia lastra, garantiscono inoltre, insieme al pavimento in PVC, completa insonorizzazione. Tutto poi nell'asilo di Sant'Anna è realizzato a misura di bambino e di famiglia, dai colori delle pareti all'arredamento degli spazi gioco, fino alla disposizione delle aule. Gli spazi esterni saranno infine arredati con un percorso odoroso per lo sviluppo dei sensi e una sabbiera per i giochi all'aperto. Il menù per i semi di vezzi e di vezzi sarà chilometri zero e totalmente biologico.